Dobbiamo collegarci con un personaggio che manca da molto tempo. Sì. Lui è padre Pollo, a grande richiesta ritorna a Radio Maraia, ma con una novità. Ah. Perché purtroppo la signora è scomparsa. La signora Domenica non che sia morta. No, non risponde più al telefono, quindi potrebbe essere concime o potrebbe averci sgamato. Nella sua zona ho visto gerani bellissimi, però voglio influenzare. Ci colleghiamo con Radio Maraia, andiamo Pippuzzo, vai. Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. Un buon pomeriggio e bentornati nuovamente su Radio Maraia. Io sono padre Pollo. Buongiorno, e oggi, padre. Oggi vi farò sentire delle persone che mi sono state segnalate dagli amici che purtroppo ultimamente dicono un po' di parolacce e alle volte anche qualche bestemmia. E questo non va bene. Non va bene, bravo. Ecco, abbiamo preso la linea. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Sono padre Pollo della chiesa del quartiere. Come sta? E io non ho tempo. Sì, senta, allora mi hanno detto delle sue amiche che mi hanno dato il numero di telefono per chiamarla, dicendo che lei bestemmia tantissimo. Ma vaffanculo, tu e chi sei, guarda. Scusi, sono padre. Che te l'hanno detto che sei un falso bugiardo e cose. Mi hanno detto che l'altro giorno ha picchiettato una coscia di pollo con un crocefisso in casa. Sì, guarda, non si può fare. Farei tu, pezzo di merda, tu e tutti quelli che sono dietro a te. Lei ha Satana dentro se si sta comportando. Io il signore, non Satana. No, una signora che si permette così di essere volgare verso un prete. Allora, sa cosa ti dico? Lei è posseduta dal demonio, signora. Ma io sono qua per aiutarla. Spero che te lo invio a te, allora, se sono io posseduta. Io a me non posso. Io non posso. Te lo invio a te, a me non mi attacca. Io ho l'applicazione di Cristo anti-Satana e non mi fa niente, quindi io non posso essere neanche a me, non ho paura io del diavolo, io lo scaccio io il lo diavolo. Lei signora è posseduta da Satana, ma io la posso aiutare. Fanculo, e lascia stare le persone, guarda. Sento il demonio. Ma le palle con queste telefonate stupide. Satana, esci da quel corpo della signora subito. Esce dal tuo corpo. Esci fuori, guarda, Satana. Io c'ho il signore. Nel nome del Padre, del Cristo, ecco. Che ti farà uscire dal corpo di quella signora, nel nome del Padre, del Figlio. Il Signore, soffri il Satana. Ce l'hai tu. La sto aiutando, signora. Tutte queste stupide telefonate. Prenda dell'aglio in casa. Ha dell'aglio, signora. Faccia un panino con l'aglio immediatamente. Si mangi un panino con l'aglio che Satana va via. Ma se lo mangiaste tu, mangiatelo tu, così lo digerisci bene. Satana, l'aglio e tu. Guarda. Padre retro, Satana. Sparisci. Sì. Sparisci, Satana, dal corpo di quella signora buona. E vai nel corpo di chi sta telefonando, che non ha niente da fare e va vedendo. Torna negli inferi, Cristo, aiutami. Vai negli inferi, Satana. Culo. Benissimo, come avete potuto sentire questa signora, purtroppo abbracciato il sogno. È stata, diciamo volgarmente, impossessata dal demonio. Posseduta. Ma magari tra qualche giorno proverò di nuovo a chiamarla. Adesso sentiamo un'altra persona. Sì. Ci hanno consegnato adesso in una busta, pensate, sì. Ci hanno mandato una lettera, perché qua arrivano anche le lettere di questa persona, di questo signore che si chiama Arnaldo, che diciamo dice un po' di parolacce e bestemmia anche. Quindi sentiamo, chiamiamolo. Pronto? Pronto? Chi sei? Pronto, Arnaldo? Chi cazzo sei? Buongiorno, sono padre Pollo della parrocchia del suo paese. Ah, mi scusi, dica. Visto che conosco un po' tutti nel paese, ho notato che lei non sta venendo in chiesa. E guardi! Io lavoro in casa tutto il giorno e non ho mai tempo. Ah, ho capito, in casa. Ecco, ma cos'è che fa lei in casa? Creo animali con il legno. Oh, che bello, che bello. Ma che animali fa lei? Che animali? Faccio i gufi di legno, ma anche galeoni e portachiavi.
Oh, bello, veramente, veramente molto bello. Ma quindi scusi, signor Arnaldo, se gli dovessi chiedere, non so, un crocefisso. Ma certo, padre, non ci sono problemi. Ah, bene. Assolutamente. Bene, bene. Senta, signor Arnaldo, le rubo un attimo, padre, solamente, chiedo due cose. L'altro giorno un ragazzo che viene all'oratorio mi ha raccontato che lei bestemmia. Io non ho mai bestemmiato in tutta la mia vita, padre. Ma come ha no? capito? Io non ho mai bestemmiato. Lei per come caso no? è lo zio di Michele? Padre, stia attento a quella persona, è pericolosissima. No, ma si calmi innanzitutto, poi si sta sbagliando, signor Arnaldo, perché... Stia attento, padre, stia molto attento a quella persona. Ma le dico che si sta sbagliando, signor Arnaldo. Col cazzo che mi sbaglio. Signor Arnaldo, cerchi di un po' di moderare il suo linguaggio, eh? Mi scuso, padre, ma quel ragazzo mi perseguita da mesi. Sì. Pensi che mi ha rigato la macchina e mi ha anche pisciato nel portone di casa. Ma scusi, signora, ma lei ne è sicuro di questa cosa? Sono sicurissimo, sicurissimo. Io lo odio. Vede, vede, ha sentito che lei... Ha sentito lei? Che cosa? Appena detto che lo odia. Sì, io lo odio. Io lo odio tantissimo. Lei è posseduto dal demonio. No! Io non sono posseduto dal demonio. Quel bastardo continua a chiamarmi al telefono tutti i santi giorni. Però, signor Arnaldo, Michele mi ha detto che lei gli vorrebbe sparare. Sì, è vero, ma non posso farlo. Senta, signor Arnaldo, allora facciamo così. Adesso lei lascia i suoi attrezzi a casa. Immediatamente corre in chiesa da me a confessarsi, va bene? Ma porca m***a. Pronto? Mi sente? Signor mi... Ma cane, mi sente? Signor Michele, lei è posseduto da Satana. Ma quale Satana? È quel bastardo figlio di puttana che me lo fa uscire. Allora, va bene, va bene, va bene. Se lei cazzo, non vuole venire, padre, facciamo così. Cazzo. La prossima volta che verrà chiamato da questo Michele, cerchi di non insultarlo più e di non bestemmiare. Ma adesso Michele è lì con lei? No, 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 oh, adesso no. Ma domani mattina verrà qui all'oratorio perché fa... Allora vengo domani mattina. Lo leghi da qualche parte perché quello scappa. Ma signor Arnaldo, mi scusi, io non è che posso legare un ragazzino a delle corde. Lo leghi perché quello è il demonio. Allora, senta un attimo, signor. Facciamo così, visto che lei non può venire in chiesa. Ripeta con me. Che cosa devo ripetere? Padre nostro che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificata la tua volontà. No, sia fatta la tua volontà. Così in cielo. Così in cielo. E così in terra. Dacci oggi il pane quotidiano e liberaci dal male. Dacci il pane quotidiano e liberaci dal male. Amen. Si sente un po' meglio? No, non mi sento meglio per un cazzo. Signora Arnaldo, vabbè, facciamo così allora. Senta, adesso io adesso devo andare perché tra poco ho una messa, va bene? Va bene. Confido nella sua saggezza, signor Arnaldo. Ti faccio dare l'indirizzo di Michele, così lo potrò acchiappare. E mi dispiace, ma questo, signor Arnaldo, non è possibile. Invece deve essere possibile. Non è possibile. Perché io lo voglio strangolare adesso a quel bastardo. La saluto, eh. Va bene, padre. La saluto anch'io. E grazie per avermi chiamato. Vado che devo confessare un ragazzo che ha rubato 4 ruote l'altro giorno. No! Sono mie quelle ruote! Ti ringrazio, mio signore. Ossessionato, non ho più paura. Sta andando fuori l'ossessione di Michele. No, no. Vive per quello. Questo fa gufi e pensa a Michele. No! È sempre nervoso adesso. E io che pensavo di avere una vita di merda.